sono un deficiente e quindi ci stanno questi minuti di ritardo perché stavo inserendo il jack dell'apparecchio per registrare senza attaccare il cavo. Cioè, anzi, in realtà stavo attaccando un cavo, ma il vero cavo che stavo attaccando era il carica joystick, il cavetto che carica il joystick. E quindi mi stavo chiedendo come potesse non andare. E quindi sono abbastanza un idiota. Ma adesso che va tutto a posto, possiamo incominciare con il nostro appuntamento settimanale, ovviamente con la nostra carrierina di FIFA con l'Hoffenheim. Fatemi cambiare il titolo come ogni volta, perché sennò non va bene. Mettiamoci un bel alla ricerca del buon calcio, anzi del buon gioco del pallone. FIFA, Fiat, no, FIFA 18. Ok, FIFA. Ok, di nuovo FIFA, a posto. Ok, dovremmo esserci, fatemi sentire un attimo. Ok, l'audio sì, è abbastanza accettabile. Quindi, eccoci qua. Scusate per il ritardo di nuovo, ma ci siamo, l'importante è questo. Direi di guardare un attimo il calendario prima di... sì, questa la simuliamo perché... Contro il Byfield non credo di voler giocare. O comunque non credo sia molto interessante. Siamo a 4 punti dal Bayern purtroppo, ma tutte le sconfitte, praticamente a parte una, le abbiamo subite simulando. Purtroppo questo gioco è infame nelle simulazioni. Possiamo anche giocare con il nostro team titolare, perché tanto riusciamo a farli riposare per fine settimana per il Dortmund. Ok, tanto questa è la solita provetta abilità inutile. Madonna, stava arrivando in testa. Scusatemi. Ok. Ci siamo. Abbassiamo un po' il volume che tanto non ci serve. Nella neve, ragazzi. Un'altra volta nella neve. Inquadrato Kramaric, mi sembra. Quel gran bel figo di Kramaric che ci sta facendo veramente volare praticamente, perché ha già fatto una caterva di gol. Incomincia il match, ragazzi, e andiamo subito a prenderci questi 3 punti. Ah, Dolberg sbaglia il passaggio. Sono un po' arrugginito con l'Hoffenheim, che da una settimana che non ci gioco. Ho iniziato la carriera con il City, ma non mi sta convincendo, cioè è abbastanza facile vincere con il Manchester City, quindi non so. Ah, troppo tardi. No, no, mannaggia, pensavo fosse fuori gioco. Peccato, ragazzi, non potevo guardare meglio. Kramaric, mamma mia, una mina ha fatto partire, vai capigli. Grande Cramo. Dolberg, salvataggio sulla linea. Questo non era un bel tiro, questo neanche. Certe volte escono dei tiri veramente brutti da vedere. Dai, pressiamoli. No, fammi cambiare il giocatore che deve uscire qua. No, 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 no. Ok, grandissimi, grandissimi. Ripartiamo con calma. Kramaric. Kramaric, gira intorno all'avversario. Aia, questo era un po' fallo però. No, non mi dimmi. Dai, ragazzi, non può essersi già rotto Kramaric, eh. Il gol. Focaccina. Focaccina è servita, ragazzi. Dopo 13 minuti, spero vivamente che non si sia rotto Kramaric, perché sennò veramente non gioco più, eh. Elimino la carriera se si è rotto anche Kramaric. Ok, mi sa che non si è rotto.
è veramente clamoroso, non possono rompersi tutti ogni 2 secondi. Scusate, nella mia carriera con l'Inter sono arrivato alla sfida contro il Napoli e si è rotto Icardi per 7 mesi. Adesso ditemi voi come si fanno a rompersi ogni volta. Dolberg, palla deviata. Mannaggia, stavo quasi per fare il gol incredibile con Dolberg. Vai Barents dietro, ripartiamo con calma, ma neanche così tanta, penso che ci stiamo andando a impelagare. Attenzione, cade Havertz ancora. No, perché non l'hai data a Dolberg, zio? Era completamente so long. Mannaggia. Grande chiusura di Norway, di Norberto, lo chiamerò così, Norberto. Guardalo là che sale, però c'è il muro chiuso. Va dietro, ripartiamo con calma, tanto non ci corre dietro nessuno. No, che brutto tiro ragazzi, che brutto tiro. Cramo, Skramanic, Skramanic. Guarda che la prendiamo. No, l'avevo presa. Attenzione. La mandò. No, gol. Madonna mia, ragazzi, incredibilmente non ci hanno fatto il primo tiro e non ci hanno fatto il primo gol. Stupendi, stupendi. No, Mel Gibson. Quel cacchio ti chiami, non mi ricordo più. Gibbs. Grande cade Havertz, gran terzino ragazzi, cade Havertz, eh. Anche se è più un esterno, però alla fine fa il suo. Schulz, grandissimo Schulz. Dolberg, costretto a ripartire da dietro. Guarda che c'è un bello spazio dietro per Dolberg e c'è gol. Olè, 2-0. Kasper Dolberg, sempre, segna sempre lui. 2-0, partita praticamente già in cassaporte. Però ho visto quanti gol ha fatto già Dolberg in Bundesliga, mi sembravano 6. Comunque non sono tantissimi proprio, però contiamo, dovete contare che è anche stato fuori un bel po'. Aia, imbucata, fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco. Andiamo avanti con Kader Havertz, dentro per Barella, Demirbay. Cangiare palla tranquilli, che tanto non ci corre dietro nessuno. Mamma mia, bella azione qui. Demirbay, il tiro. Che parata, ragazzi! Che parata assurda. Ok, da dietro. Demirbay, la palla deviata. Tra un po'. Ah no, sembrava proprio andare sul palo, ma in realtà era abbastanza lontana. Guardate qua, non ce l'ho fatta. Ovviamente stiamo dominando questa partita, stiamo veramente dominando, eh. Guardo lì, no, brutta palla questa. Ripartenza, ripartenza. Meno male che l'ho preso. Calcio d'angolo addirittura, mannaggia. Dal nostro calcio d'angolo al loro calcio d'angolo. Ma noi ripartiamo. Guardalo, guardalo, guardalo. Vai Casper, vai Casper, vai Casper. Dai, dai. Ole, ripartenza letale di Casper Dolberg. 3-0. Triple 3-0 ragazzi, siamo alla tripletta di Casper Dolberg, anche il primo ha segnato lui, non lo ricordavo. Ah sì, è vero, il gol a Cina, penso. Ottimo, ottimo, 3-0 ragazzi, siamo già belli che pronti per andare a affrontare il Borussia Dortmund. Mamma mia, scambi ravvicinati, sembrava il Napoli. Finisce qui il primo tempo. Dice che può bastare. Primo tempo che si chiude sul risultato netto di 3-0, 1-0. dai ragazzi, non stiamo faticando per niente sta partita. Ritornista assoluto Casper Dolberg con una bella tripletta. Direi
Il Lipsia vince 2-0, il Dortmund 1-1, però ancora il primo tempo, il Bayern non sta giocando. Sta solo giocando quegli infami del Leverkusen. Non ho nulla contro la squadra in sé Leverkusen, ma in questo FIFA li odio. Battuto veramente con un tiro in porta, è stato abbastanza frustrante. Intanto questo qua non riesco a prendere di palla e niente. Cross, vai, facile, no, prendila con le mani, normale. Ok, Baumann, intanto passaggio 100% per il Cramo. Ok, si riparte, Demir Bey, sei più veloce? Sei più veloce? No, mannaggia, vai prendila. Ah, vabbè, questa qua, palla abbastanza inutile, però riescono a tenerla, eh. Incredibile, guardate che... un po' mi fanno anche il gol. Incredibile, ragazzi. Primo tiro in porta dell'Hannover e c'è il gol. Vabbè. Praticamente da 6 partite che stiamo facendo sta roba qua. Questo purtroppo mi ha cambiato il giocatore sulla scivolata. Perché io volevo prendere quello esterno, invece ha preso quello in mezzo alla porta. Ho fatto scivolata in mezzo alla porta. Grande FIFA, come sempre ti fai valere queste cose. E niente. Io vado, eh. No, l'avevo passata di nuovo in mezzo. Peccato. Comunque non c'è da preoccuparsi, però mi dà fastidio prendere sempre gol al primo tiro. Cioè, va bene tutto, eh. Tra l'altro, no, anche prima hanno tirato in porta, hanno preso il palo, devo dire. Però, ragazzi, poi che importa, cioè, alla fine sono scesi una volta lì. Una volta sono scesi, una volta ci hanno fatto gol. Perché sto passaggio inutile? Uno dei migliori in campo. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per tributargli una meritata. Sono un po' chiusi, eh. E poi siamo 3-1, dovrebbero aprirsi, ma invece. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Dolberg. Kramaric, sfiora il gol. Sfiora il quarto gol dell'Hoffenheim. Però stiamo comunque gestendo. Mi spiace solo per quel gol, non riesco proprio a tenere la porta inviolata. Ce l'ho fatto contro il Bayern e poi basta. Il gioco ha capito che non devo più farlo. Dai che si riparte. Mannaggia, questi qua sono aggressivi, eh. Grande Kasper. Vai Kasper che non ti prendono. Non ti prende nessuno in realtà. No, cosa ho sbagliato, ragazzi. Non volevo fare il gol, un altro gol focaccina. Volevo fare un gol decente, invece. Mannaggia. Attenzione a Bebù. Grande chiusura. Ripartiamo, inizio, non si vede niente. Mi spiace se non si vedrà niente nella live su questo campo, ma... con la neve è gestito male sta roba del campo, perché io non vedo un Kaiser. Kaderabez lo lasciano passare così e lui va tranquillo. Ragazzi, siamo andati completamente dritti e non ci hanno dato e gol 4-1 dopo la tripletta di Dolberg. C'è il gol di Kaderabez. Praticamente questo computer è strano. Cioè, appena prende palla in avanti ci fa gol. Ma in difesa, mamma mia, se leggenda è fatto abbastanza male. Troppo facile, caspita, è troppo facile. Guarda qua, non c'è nessuno. Volevo aspettare ancora un po', ma... ogni partita rischiamo di dilagare con questo Hoffenheim. Siamo veramente una squadra ben costruita, devo dire. Intervento tempestivo del difensore che intanto... merito del mister, di John Cena. Bellissima la neve, per carità, romantica, però insomma, per giocare una partita di calcio non è esattamente il massimo. Attenzione! Kramaric! Mamma mia, sfiora l'incrocio quasi, eh. Intanto loro hanno tolto un difensore, mi sa. Sono tutti in attacco, credo. Ah, questa ce la potevo fare a prendere. Intanto guardate che...
Si capisce una sega. Io non vedo niente, ragazzi. Non vedo la palla, faccio fatica. Grande Norveig. Che giocatore è Norveig, ragazzi? Grande Kramaric. Che giocatore è Kramaric, ragazzi? Lo stai dicendo praticamente di tutti. Vai, Gnabry. Ah, ci ha fottuto, ma noi l'abbiamo ripotuto. Dolberg. Oh, che parata. Parata incredibile del portiere. Se no era il quarto gol di Dolberg. Guarda là. Perché di sinistro? Io non capisco queste cose. Ah, è fuori gioco. No, non era fuori gioco. Incredibile, c'era proprio parata il giocatore. No, ma come fa ad arrivare sempre a lui? Questo è partito, eh. Però l'ho chiuso così. Vedremo se in questi minuti finali cambierà Ok, qualcosa. non l'ho preso, lo I prenderò numeri dopo. mi L'ho sembrano preso adesso. abbastanza chiari. Grande chiusura difensiva. Vai. L'extra time Vai, è guarda pronto. che prateria per Chiesa. Vai, Chiesa. Ci sono metri a disposizione. Ma no, ma era sul secondo palo. Ma ragazzi, ma si può. Vabbè, finisce qui il match. L'arbitro fischia dunque la fine del 3 a tempo. 1, cioè 4 a La1, sorprendentissima tripletta di partita della Casper Svezia. Dolberg, che si dimostra veramente un cecchino, ragazzi. Dovrò cambiargli, inizia 12 tiri in porta. Maronna. Dovrò cambiargli per forza la clausola rescissoria a Dolberg perché non voglio perdere. Intanto il Dortmund vince, l'Ipsia vince, il Leverkusen pure. Bello anche a te, Foxboy 34 dita. E la nostra cosa dell'allenatore scende, ma siamo in zona Champions, quindi non vedo perché. Il Klosterman, mi spiace, però Demir Bey sta facendo una stagione incredibile. Quindi faccio fatica a metterti Klosterman, adesso ti metto. Devo ricordare di cambiare la, come si chiama? La formazione per il match di Coppa. Che andremo a simulare perché non è importante per niente contro l'Arminia Bielefeld. Fai schifo, grazie. È giusto. E niente. Cambiamo la formazione. Ok, mettiamo Wagner. Se cosa devo cambiare la formazione per forza? Perché sennò non me la fa cambiare dopo, è abbastanza falloso, però dobbiamo pur farlo. Poi, Serni finalmente si è ritornato alla vita, purtroppo si è infortunato praticamente subito, anche lui. Lo mettiamo, Zulj, lo mettiamo a sinistra, a destra. Mettiamo, chi mettiamo a destra? Hack per forza e mettiamo Hugma Bikecik, Klosterman a destra e a sinistra ci mettiamo per forza cose qua. Ah no, c'è anche facciamo così, va. Ok, andiamo così. Saremo di più, purtroppo. Se che devo fare per forza così per utilizzarle nella partita di coppa. E aspetta, salviamo prima. Si va a game off. Ok, simula partita. E niente, vediamo la prossima sconfitta. Quanto perderemo? Ah, abbiamo vinto i rigori, incredibile. Cioè, ragazzi, questo gioco riesce tra un po' a farci perdere anche contro il Bielefeld. O Bielefeld, quel cacchio che è. Però è incredibile come riusciamo anche a perdere simulando tutte le partite tra un po'. Va bene, gioco. Sei molto, molto serio, devo dire. Intanto siamo terzi. Ah, il Borussia Dortmund è proprio fuori dalla lotta per ora.
Non me l'aspettavo perché comunque è una bella squadra. Siamo a 4 punti al Bayern, però ha una partita in più, quindi potremmo arrivare a meno 1. Ah no, Leverkusen addirittura è primo. Minchia ragazzi, oh. Cioè, sto Leverkusen, non so, è il campionato della vita. Non mi ricordo neanche l'ultimo titolo che ha vinto il Leverkusen. Boh. Grazie per tutte le prese da titolare. Ma sì, non stai giocando praticamente mai, ma va bene, grazie, prego. Scusi, tornerò. Quindi, ricambiamo la formazione. Purtroppo sta cosa dobbiamo farla ogni volta. Ah, Gnabry è stanco. Questo qua ha giocato una partita nella sua vita, è stanco pure lui. Va bene, va bene. Un comportamento molto corretto, devo dire. Dov'è Kramaric? Eccolo qui. Serni, mi spiace, ma di stare in panca. Hack, Klosterman, c'è Kaderabetz, Norveil, Vogt e il terzino sinistro Schulz. Dobbiamo comprare un terzino sinistro prima o poi, magari un difensore centrale che ci possa aiutare nelle rotazioni. E entriamo anche un centrocampista per far avanzare Demir Bey, ma Kramaric alla fine, cioè se lo riusciamo a tenere, è veramente un gran bel giocatore. Quindi per ora siamo a posto così, là davanti. Ovvio che se ci fosse un'occasione, magari sulla fascia sinistra, che Gnabry, sì, è forte, ma non mi convince più di tanto, Quindi non lo so, magari consigliatemi qualche giocatore. Volevo prendere Coman, ci ho provato, ma non mi ricordo perché, non, alla fine non si è fatto nulla. Comunque Coman è una bestia. Volevo prendere anche Pulisic, cioè mi sembra che il Dortmund l'abbia dato in prestito, se non erro. Proprio nel gioco, non credo nella realtà. Quindi era un po' complicato. Gnabry è stanco, però contro il Dortmund lo dobbiamo mettere, perché là a sinistra ci serve qualità e velocità. Vediamo un po', ragazzi, questa sfida, dopo aver vinto contro una squadra sconosciuta ai rigori. Per un pelo. Guardate qui la velocità della luce. Qui. No, l'avevo quasi preso. Borussia Dortmund contro Hoffenheim. Purtroppo mi sembra che non sia il Signal Iduna Park, perché è andato alla concorrenza, purtroppo. E quindi dobbiamo farci andare bene così. Uno stadio generico per il Borussia, anche se spiace abbastanza. Però non possiamo farci nulla. Cerchiamo di sbloccarla subito, ragazzi, perché è importante contro il Borussia Dortmund, Tanto non, mi sa che non ha neanche Aubameyang, quindi è ancora meglio. No, cacchio, ho bucata. Mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Questi sono gli udici di partenza dell'Hoffenheim. Ah, il Schack, che dovrebbe essere il talentino di 17 anni, mi sembra. No. Dove va il difensore? Ma mi spiegate perché il difensore centrale si è andato a far falle completamente, anche se non lo stavo controllando. No, maronna mia. Deviazione, non so neanche chi abbia deviato, ma va bene così. Oh, dai, Gnabry. Possiamo ripartire, ragazzi, Con Kramaric. Vai Kramaric. No, ma che sfiga. Dai, che gliela prendiamo? No, noi gliela abbiamo presa per un pelo. Adesso sì, però, grande Fedez. Goldberg, che si è mosso in 72 minuti. Fallo. No. Incredibile Goldberg. Resiste alla carica. Non so più o meno cosa fare. Cosa farò? La darò così? No. Buon anticipo. Grande chiusura di Schulz. Riparte. Proprio lui, Schulz, dentro per Dolberg.
Dolberg. Ma cos'è? Ma cos'è questo casino? Che casino, ragazzi, sta partita. No, ce l'avevo. Vai, pressiamoli, ragazzi, che sbagliano. Pressiamoli bene, magari. Grande di Mirbay. 1-2, splendido. Splendido, splendente, Dolberg. Dolberg, Casper Dolberg. 1-0, ragazzi. Abbiamo recuperato palla in una maniera divina. E poi abbiamo fatto un bel contropiede. Ottimo, ragazzi. Guardate qua, tutto di prima. E Dolberg anticipa il difensore del Borussia Dortmund, che non so chi sia. Sembra un Batshuayi poco carino. E il Borussia Dortmund è già sotto. Stiamo veramente giocando da Dio. E appena detto mi Castillejo addirittura. Castillejo lo usavo l'anno scorso nella mia carriera con il Villarreal. Ed era veramente forte. Ci sta come giocatore Castillejo. Grande Demir Bey che va a lottare e quasi recupera il pallone. No, Barella non ci arriva. Beh, attenzione perché il Borussia Dortmund gioca bene comunque. Guarda che spazio per Chiesa. Vai Fedez. Vai Fedez. Palla per Dolberg, il pallonetto. Il portiere non si è tuffato, mannaggia. Rimane lì il pallone. Riparte, addirittura il Borussia. E il Borussia riparte, mannaggia. Conteniamoli, conteniamoli, conteniamoli. Conteniamoli, grande Gnabry. Che per un pelo. Stavo per scippare una palla incredibile che ci avrebbe mandato in porta praticamente. Grande Kaderabez. Quanto è in forma Kaderabez, ragazzi? Quanto è in forma in questo periodo? Dolberg non sa bene a chi darla. Grandissimo. No! Non ci sono arrivato per un piffero, per un pelo. Ma che la prendiamo? No. Troppo ritardo. Poi è spallatissima di Norbert. Questi 1-2 sono veramente una bomba. Ok, Kaderabez chiude tranquillamente. Demir Bey, Kramaric. Ancora Barella. Demir Bey, Kramaric. Ah, palla sbagliata. Ho esagerato con l'imbucata. Gran numero qui, gran numero. Recuperiamo palla. Dai che la recuperiamo. E andiamo in contropiede. Dolberg si muove un po' lentamente oggi, eh? Attenzione, Schulz! Il cross in mezzo ha chiuso le gambe, quell'infame. E allora c'è il calcio d'angolo. Attenzione, anticipati! Tutti quanti, ma alla fine non abbiamo fatto nulla. Demir Bey. Il cross di Demir Bey. Sulla crapa. Gnabry. Dolberg sulla ribattuta. 2-0, ragazzi. Dolberg segna sempre lui. Niente da fare. È impossibile fermarlo questo Casper Dolberg. Se non ce l'avete, compratelo. Compratelo, ragazzi. Se vi serve una punta. Che non costi neanche tanto. Perché costa. Cos'era? 24 milioni la clausola, eh. Quindi magari io potevo portare via meno, sarà una ventina di milioni o 15 al massimo, minimo. Quindi gran bell'acquisto, ragazzi, l'acquisto migliore della storia dell'Hoffenheim, penso. Ah, questo fallo speso male, però meno male che l'ho battuto subito. Abbiamo recuperata. Ah, ok, finito, finito, finito il primo tempo. 2-0, ragazzi, 2-0. Doppietta di Casper. E il Bayern vince contro lo Stoccarda. Mannaggia lui. Ma non dobbiamo tenere conto del Bayern. Del Bayern Monaco. Ma dell'Everkusen che dobbiamo fare la corsa sui primi che sono loro praticamente. So che è incredibile da dire, ma il Bayern Monaco è secondo e davanti c'è
Leverkusen, sempre Bayern è, ma è uno diverso. Ah, qua ci ha fatto correre qui, eh. Mi sta facendo correre. Bel cambio. Non posso scegliere col difensore. Bello stop. Qua, non so. Grande Demir Bey. Ripiegamento difensivo ottimo di Demir Bey. Stupendo. Stellare. Ancora Demir Bey. Vai che si riparte in contropiede. No. Devo stare più calmo, ragazzi. Più calmo. Ancora Demir Bey. È una diga lì in mezzo, eh. Anche se un trequartista sta giocando veramente ottime partite da centrocampista centrale, scusate. Giocatore da seguire Dolberg. Grande FIFA che me lo dici, eh. Lo penso. Guarda che qui. No, perché? Certe volte su FIFA non so perché corrono molto di più di dove arrivi la palla. Mi capita soprattutto in Pro Club che i giocatori corrono. Vanno avanti, ma la palla non c'è e quindi si fanno fottere come. Fallo qui però. Oh, vabbè, non era fallo. Si fanno proprio fottere come degli idioti. E non capisco il motivo perché in questo FIFA hanno messo sta roba. Prima non mi è mai successo. E in questo, quando fai sbaglio. No, neanche sbaglio in passaggio. Fai un passaggio di un millimetro sbagliato. Il giocatore corre e poi non lo so cosa faccia, si gira e fa cose. È un po' strano da vedere. Tanto stiamo amministrando il pallone, non so, siamo veramente bravi, eh. Questa squadra merita un sacco. Aia, qua è morto. Cade Rabez. Costretti a rilanciare via, ma la riprendiamo noi perché siamo dominando questa partita, ragazzi, anche contro il Borussia. Ah, Kramaric viene attaccato subito. Madonna mia, come l'ho intercettata, ragazzi. Ho capito prima le sue intenzioni. E Zam. Ok. Ok, guarda quanto spazio. Dentro per Dolberg. Quasi tripletta di Dolberg, un'altra, ragazzi. Va che la recuperi, grande Barents. No, peccato. Ancora Barella. No, ancora Dolberg, ragazzi. No, si sta bloccando. Non bloccarti. Non bloccarti, non bloccarti. Attenzione, Barella al limite. Burki para, tranquillo. Grande Burki. Sburki. Aia, in mezzo a due, questa non ci voleva. Son. Ah, Son è finito al Dortmund. Pazzesco, Son. Recuperiamo palla con Schulz, ottimo. La facciamo girare col portiere addirittura. Mamma mia, senza paura, ragazzi. L'Offenheim. Madonna, c'era un varco che ho visto dopo. Cade Rabez. Facciamo salire Schulz con calma. Dentro per Gnabry. Sul secondo palo, Dolberg di rovesciata. Madonna, ragazzi. Dolberg stava segnando il gol della Bundes. Recuperiamo ancora palla, ragazzi. Il Dortmund non si vede oggi in campo. Ed è pure in casa. Attenzione, e c'è gol. Mamma mia, che azione! Mamma mia, ragazzi. Si può giocare meglio di così con un Hoffenheim? Non lo so. Guardate qua, tutto di prima. Mamma mia, controllo e Sabongia di Kramaric. Veramente stupendo. Stupendo questo gol, stupenda questa azione. Stupendo questo Hoffenheim. Stiamo veramente distruggendo questo computer in questa stagione. No, cacchierola, questa la palla dentro, palla fuori, incredibile.
tiro a giro, vabbè, primo tiro del Dortmund. Siamo un po', oh mamma mia, che cosa ho fatto? Stiamo un po' sottovalutando questi attacchi del Dortmund. Non vorrei subire gol, però alla fine mi sa che lo subiremo, perché è così che deve finire, come sempre. Invece no, siamo al 90esimo, ragazzi, eh? Potremmo finalmente non subire un gol. Kramaric. Esagerato, sì. Stiamo giocando da Dio, e quindi esagerato, certo che sono esagerato. Borussia Dortmund inesistente. 4-0. Grandissimo Dolberg, che è veramente un fenomeno. Non so neanche dove abbiamo fatto 4 tiri in porta, però va bene. Ok, il Bayern Monaco purtroppo vince ancora. Vabbè. Siamo terzi, quindi, ancora. Sì. A 2 punti dal Bayern Monaco e a 1 punto dal Leverkusen. Direi che è ottimo come classifica. L'Offenheim dei miracoli. Ah, tutti C, fantastici. Certo, potete allenarvi un po' più seriamente, eh? Ok, entriamo nella fine del mese di dicembre e siamo quasi... Riguardo il mio impiego, pazienza. Siamo quasi al giro di boa del campionato, forse. Ah no, qua è vero che c'è la grande pausa invernale, in teoria, della Bundes. Almeno, credo. Io non mi ricordo che orari. Che giornate fanno. Intanto Kramaric... 11 gol, capocannoniere della Bundes. Dopo c'è Robben a 10. Stoccarda. È dura contro Stoccarda, eh. La nostra valutazione scende, ma adesso c'è il mercato. Dobbiamo comprarci un bel terzino sinistro, se lo troviamo, a poco prezzo. Dolberg a 9. Addirittura Kramaric ha fatto più gol di Dolberg. Not bad, Kramo. Quindi, interruzione, posto in arrivo, informazioni importanti, mercato aperto, non mi interessa, cioè sì, mi interessa in realtà. Parliamo bene del nostro Offenheim in conferenza, rischio di perdere un giocatore. Stolz, che sinceramente, francamente, non so chi sia, ma me ne farò una ragione. Andiamo a vedere un attimo le nostre risorse, perché dovrei avere tipo 5 milioni. 9 milioni, sì, 5 milioni perché non abbiamo neanche gli stipendi. Sarà un bel problema, ragazzi, comprare quello che ci serve, perché un terzino, sinceramente, Renato Sanchez. Renatissimo Sanchez è però in prestito. Anche Bailly non è male, però... Anche lui in prestito, tutto in prestito. Vabbè, Anthony Martial, no, vabbè. Non so più parlare. Non ci serve Martial. Regista mettono Ghezzal. Non so che regista abbiamo visto. Centrocampista difensivo. Terzino sinistro. Vediamo. Da Silva. Cucurella. Sembra quasi sardo. Non lo so. Mendy, che sarà il fratello sfigato dell'altro Mendy del City. Adrian Marin. Chilwell, Gianluca Itter. Sessegnon lo sento praticamente ogni anno, c'è un Sessegnon da qualche parte, non so da dove sono fuori. Non lo so. Proviamo a seguire questo appena arrivato. Mannaggia.
12 giorni rimasti per seguire Cucù, Silva, Cucurella qua. Questo è interessante, mettiamo in lista preferiti. Un consiglio tra Morata e Firmino, cos'è meglio? Beh, direi tutta la vita Morata. Morata decisamente. Adesso non mi ricordo a memoria le statistiche di Morata e Firmino, però Morata è decisamente meglio di Firmino come attaccante. Poi Firmino penso che se tu utilizzi un, non so, il 4-3-3 col falso 9 magari potresti mettere Firmino. Però il 4-3-3 col falso 9 non è che mi piace molto, perché boh, non riesco ad abituarmici alla grande. Però comunque in linea di massima ti direi più Morata. Dominic Iorfa. Ah, però questi sono i terzini destri, ho sbagliato a cliccare. Volevo andare ancora di qua, ala. Vediamo, Andre Green. Non, però è destro. No, no, no. Tyson? Come è fatto Tyson ad arrivare al Barcellona? Bah, chi lo sa. Misteri della fede. Valentino Lazzaro. Lingard. Zaha. Jesus Navas. No, non è che ci siano giocatori molto interessanti in questi esterni sinistri, eh. Yannick Carrasco, però 50 milioni, poi è straconosciuto, quindi preferirei prendere qualcuno di più, di meno scontato. Tipo De Olofeu, costa troppo. Pulisic ci stava, però è in prestito. Carlos Vela. Vediamo se può fare anche il terzino, cioè il terzino. Contratto di scadenza! Stai male, ragazzi! Stai male! Stai male! È vero che ci sono anche. Possiamo anche acquistare quelli in scadenza adesso, eh? Andiamo subito a vederceli. Andiamo a rete mercato. Istruzioni. Il regista, no, però il regista ci serve. Qualsiasi ruolo promettente. Facciamo un attimo una breve. Guardiamo un attimo qua per vedere chi ha trovato di promettenti. Tipo questo Stevenson non mi serve. Giuse, Mendy. Caspita, io ci perderei i giorni in fare queste cose, però non posso. Non posso perché se in live poi ovviamente giustamente vi annoiate. E vediamo, cerchiamo solo un pochettino, ma questo qua è interessante, ragazzi, eh. Non so se avete visto. Ah, appena arrivato? Vabbè, chiediamo di subire. Non so se avete visto la sua giocata in Champions League. Veramente clamorosa. Renato Sanchez però. Ah no, l'ho già messo in preferiti. Vediamo gli altri, Coffee, Xeka, non so chi sia, Antonio Sanabria è decisamente un buon prospetto, poi Sessegnoni, il solito, Davide Calabria, al Liverpool addirittura è finito, stupendo, Kimbepe, oh, dovremmo portarcelo a casa in questa sessione di mercato per metterci un difensore. Un difensore molto più valido, anche se la coppia che abbiamo adesso è veramente ben assortita. Centrocampista difensivo, eh. Terzino destro no, siamo già a posto, quindi possiamo cambiare, modifica istruzione. Mettiamo contratto 1, così ci trova tutto. Ripristino predefinita, sbagliato, sennò devo rimettere, ok, 1. Così andiamo a trovarci un po' di parametri zero per il prossimo anno, che tanto penso di continuare a giocare lo stesso. E niente, possiamo andare avanti. Ah, è vero che andando avanti c'è la partita contro lo Stoccarda, quindi salviamo. Potrei andare subito a vedere. Dai, sì, andiamo subito a vedere. No, non voglio uscire perché. Rosa, trasferimenti, abdimer. No! Sbagliato. Di mercato.
Ok, il nostro obiettivo era... dove sei? Dove sei? Eccolo qua. Chi mi è per... 12 milioni? È dura 12 milioni perché non ne abbiamo. Dovremmo giostrarci circa 8 milioni. Non so se vadano bene, ma è il massimo veramente che possiamo fare. Avanza offerta. 17, oh, vediamo. Facciamo così. Ok, 9. Sì, ma poi ho 0 milioni, ragazzi. Siamo veramente. Dobbiamo per forza vendere qualcuno no, questo è arrabbiato. E niente. Un secondo, ok. Quindi non lo so. Causa recessione tra i milioni e 5. Beh, anche se non Barcellona Bay, però contattiamo, ragazzi. No, dai, 3 milioni e mezzo mi sembra esagerato, perché tanto sarà un 72 al massimo, 70 così. Quindi vediamo. Offerta per il cartellino, offriamogli 2 milioni. Dai, 2 milioni me lo accetti? Vabbè, 2 milioni e 5, va bene. Accettiamo, accettiamo, ragazzi. Perché voglio sperimentare qualcosa di più, solo che c'era anche Wendel, però... Aspetterina, però ragazzi, Wendel mi ispira. Una concorrente diretta. Ah, ok, non vogliono... Non possiamo pagare, non vogliono contrattare, ovviamente. Vabbè, fan bene, alla fine... Non contratterei neanche io, nella realtà, con una squadra concorrente per il titolo per la Champions. Turnover, perché si sì, è 19 anni, zio. Che brutto che sei, madonna. Magnifico. Sì, 5 anni, va bene, accetta, accettiamo. Non rompere con la clausola, vabbè, 4.000, va bene, sì, accettiamo tutto. A posto, ok, abbiamo un nuovo terzino, anche se non so quanto sia affidabile, perché comunque sì, arriva dal Barcellona B, però diciamo che non sarà titolare da subito. Dovremmo allenarlo un po'. Più altro perché per ora Schulz mi dà garanzie. Mettiamo. Portiamoci in panchina. Beh, 69 però. Me l'aspettavo comunque più basso. Avevo detto 70, ma ci speravo su 70. In realtà, bella cosa, 69. Comunque, salirà abbastanza in fretta. Magari lo mettiamo sul secondo tempo se le cose vanno bene. Quindi, proviamoci. Ok, Stoccarda contro Hoffenheim. Andiamo a giocarcela, ragazzi. Comunque sia, lo Stoccarda è una buona squadra. Anche se ultimamente non sta facendo parlare molto di sé. Quindi, vabbè, potevamo anche saltarla come partita. Ma onde evitare di perdere clamorosamente, simulando, meglio di no. Ok, intanto vi ricordo che a breve potrebbero essere svelate le carte Toti, perché ci sono, cioè, da quello che ho visto in giro, c'è Bonucci che stava partendo per Londra ad un evento FIFA tipo Best Team bla bla bla. Quindi a breve restate sintonizzati sul sito, che potrebbero arrivare novità interessanti sui Toti, e vedremo un po' chi ci sarà. Ovviamente le formazioni sono già quasi scontate, con Ramos, Bonucci, penso in realtà Buffon, perché quest'anno Buffon ha fatto grandi cose. Oh, oh, non la prende. Mi posso prendere la palla? Ok.
E poi penso, beh, Neymar, Messi e Ronaldo sono quasi scontati. Poi a centrocampo magari Modric e Kroos o qualcun altro. Iniesta di solito c'è sempre, anche se la stagione di Iniesta non è da ricordare, proprio non passa negli annali, ecco. No. Tanto concentriamoci su questa partita che comunque lo Stoccarda è ha una buona squadra, dobbiamo stare attenti per non soccombere. Ripartenza con Kramaric. Grande Casper, grande Casper. Ole, no! Ole! No, dai ragazzi, avete appena visto cosa è successo. Ma non ci credo, dai. Vabbè. Vabbè. Questo era gol in tutti i paesi del mondo, ma a porta vuota hanno deciso di sbagliarlo i miei giocatori. Vai Casper, pressa. Ah, ci ha fottuto qui. Ci ha fottuto anche lì. Non sta giocando male questo Stoccarda, eh. È un po' troppo difensivo per i miei gusti, con 5 difensori addirittura. Fuori gioco. C'è il fuorigioco, secondo l'arbitro gli assist. Vogt, vai su Schulz. Schulz. Barella, Kramaric, Chiesa, Dolberg e poi Gnabry. Dolberg. Gnabry è un... la prendiamo noi. Chiesa, Barella, guardalo Dolberg. Ah, mizia, che cacchio ha fatto? Ma no, ma non era fallo, ma dai, Albero, ma cosa dici mai? Ma cosa mi dici mai, arbitro? Non c'era nulla di che. La prima parte della stagione ci ha regalato una lotta al vertice che Scambio. forse in pochi aspettavano la vigilia con diverse Dai! squadre. Occhio a questo arbitro. C'era arrivato! Occasione. Mannaggia, Casperone! Ok, palla nostra Ventimiglia comunque. concede il fallo laterale. Siamo discretamente pericolosi anche oggi. Ma vabbè, Chiusura difensiva. Demir Bey decide di non passarla. Barella. Dolberg. Guardalo, inserimento di Kramaric. Non ci arriva per un pelo. Possono costruire qualcosa di Ok, buono, quel che serve. dai. Kramaric. Da. Demir Bey, il tiro, mamma mia, è passato Esce fuori a un Demir. centimetro dalla traversa. Il Demir Bey, tiro è grande. incredibile. Grande Demir Bey che queste soluzioni balistiche ce le ha. Intanto Chiesa non riesce a prendere di testa, perché è un nano. Bigas. Ah, l'avevo indovinata però. Hai perso Grande un potente Gnabry. passaggio, non ci voleva Numero poco. di Gnabry. Kramaric. Olè. Occhio, cerca la Dai che ci rete. arrivi, zio. Crossala. Cross in No, difficoltà. si è asfaltato di Mirbe. No, non è di Mirbe, è un altro. Puntuale. Fallo, zio. Ah, Sinistro ok. dovrebbe anche arrivare un cartellino. Facciamo salire il terzino di qua, che non sale. E va bene. Northveit. Facciamo salire il terzino di là, allora. Tanti giocatori dietro la linea del pallone, chiara l'intenzione di Grande. difendersi e semmai di Si è ripartire. staccato Dolberg. Ah. Non ho fatto Ottenuta in la tempo a chiusura, prenderlo. attenzione. Lancio lunghissimo dello Stoccarda che è completamente in balia della nostra squadra azzurra. Dolberg. Ultimo movimento. No, ci stava, era una Chiusura bella d'azione con azione. recupero del pallone. Completamente in balia, ma grande Norway. Spazza via dopo il Perché contrasto. sono scomparsi tra l'altro Gnabry. i nomi sotto? Boh. Sarà Dolberg. buggato, ragazzi. Non lo so. Kramaric. Dentro. No, perché? Vedete, Ottima vedete, lettura del difensore che ha vedete. capito Basta subito che sbagliare stava di un per centimetro il passaggio e i giocatori diventano degli idioti clamorosi. C'è spazio per andare. Sventa qui la minaccia. Ah, ce l'avevo quasi. Grande In sua. Ottima Demir lettura Bey. difensiva. Kramaric. Kramaric. Ripartono in campo aperto. Kramaric, non riesco a farlo ripartire. Dolberg. Ah, ho provato a metterla in mezzo di Ottima testa, ma non ce l'ho percezione. fatta. Brutto crossover.
Intanto questi rilanciano a caso, ragazzi, e basta. Stiamo chiudendo bene ogni spazio, ma prima o poi lo troveranno lo spazio se continuano a fare così. No, perché ti sei fermato? Grande, caderà Havertz, credo. Il 3 caderà Havertz, ma poi non mi passa la palla, quindi va benissimo così. No, ho appena lasciato un cicinino libero. Grande chiusura, grande chiusura. Oh, sono tornate le scritte. FIFA bug. Portiere. Bravo. Fallo? No, cos'è? Ah, finito il primo tempo. Oh, finito il primo tempo, ragazzi, eh. Ci stiamo comportando alla grande, eh. Purtroppo dovevamo essere già in vantaggio, ma i nostri giocatori hanno deciso di sbagliare tutto possibile. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Quindi andiamo a segnare, Porisu. Dai, dai, dai. No, Gnabry. No, Gnabry, ma come hai fatto a sbagliarla? Lì davanti al portiere. Mannaggia, Teo. Grandissimo. Vabbè, ma Dolberg, non so se è mosso all'uscita di un bradipo, non so. Ok, chiusura fantastica. Demirbay. Non la volevo. Oh, la volevo andare giù e l'ha mandata in su. Boh. Va bene, no. Perché stanno, non stanno più andando questi giocatori? Chi lo sa? Nostra, nostra, nostra. Pressing il difensore ha costretto l'attaccante a portare il pallone oltre la linea. La rimessa laterale già battuta. Non vogliono dare il tempo alla difesa di Guardalo, mettere fallo l'iniziativa al correre. massimo. Sì, ma non corre. Oh, è fallo qui, eh. E Vediamo cosa decide l'arbitro. vabbè. Proviamoci. Ma no, perché così? L'avevo messo in un'altra maniera. Peccato, ragazzi. Ah, ci ha scavalcato col Porti. C'è un importante aggiornamento di mercato. Arturo Vidal potrebbe andare al Grande Manchester chiusura, Madonna United. mia, come siamo Vediamo dove usciti. finirà. Potrebbe anche rimanere dove è. Bisogna vedere se c'è la volontà di No, per un cambiare pelo. attrezzo. Per un pelissimo. Per un pelissimo, ragazzi. Stavamo per fare un gran bel gol. Dai, Rimessa ragazzi, andiamo a laterale segnare però. cercando la Non fine possiamo dell'area farci avversaria. Kramaric. fermare in casa. Dolberg. Sbaglia per andare. La sua scampagnata. Palla in mezzo. Dietro per Vicino Gnabry, Gnabry al portiere. e dai, Rassicura il Madonna portiere. E ragazzi, la sarà calcio d'angolo. difesa più totale, non lo so, già sono in 5 difensori, Posizione di Dolberg, e leader. non ci arriva. No, Pallone in mezzo. La difesa la meglio allontana il si è fatto pallone. male di nuovo? Palla recuperata Non dal ci voglio portiere. credere. Meno male, C'è spazio per il cross. va. Dolberg è infortunato. Hanno trovato il gol del Dolberg da 2-1. infortunato, ragazzi. Tira al Segna pure mezzo. così. Dalla sinistra Fermatelo prova perché è la sfortuna di incontenibile. prenderne un altro. Se Dopo magari un'ora di riesce a gioco si sbloccare sblocca il il match. tiro, Guardate qua. Si è diventa ripreso importante. appena in Tutto agli tempo. spazi. Che Pensavano culo. di Che avere più culo. resistenza. Il gol era nell'aria. Hanno Polverà alla puntato bene. spalla, L'azione si penso. sta vedendo tutta interna. Riusciamo a far segnare Dolberg anche Proprio con oggi. questo gol 1-0. Recupera palla di nuovo. Non sembra infortunato. Guardalo. Ci sono metri a disposizione. Peccato, forse Bravo qui il troppo corta come difensore. palla. Legge bene questo pallone. Caderà Havertz, anticipo sontuoso. Dentro Kramaric. Palla La sulla sinistra di rete. Madò. Adesso sono due i gol del Mamma Milan. mia, ma che L'avversario sabongia inizia la tira ripartenza. Kramaric. Che Ancora possibilità per sabongia. Dolberg. Guardate qua l'assist Non di ci si poteva tacco aspettare di diversamente prima. dal miglior attacco Cioè, del Milan, guardate qua capace di che andare a tiro segno con incredibile. una regolarità disarmante. Boom! Sotto la traversa. 2-0, esulta John Cena. L'allenatore può essere soddisfatto In 4 perché minuti, questo stravolge 2-0, la sua partita attività. in Stanno cassaforte praticamente. rovinando il match. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Grande Vogt, Riprendersi che ormai il anticipo. passaggio, non ci voleva Che molto. anticipo, ragazzi. Gnabry. Olè, adesso possiamo giocare tranquilli. 20 minuti per le speranze E già che ci dell'avversario. siamo, facciamo anche esordire
il nostro nuovo acquisto e facciamo riposare anche Dolberg. Cucurella a sinistra. E no, mettiamo anche Amiri al posto di Gnabry e Kramaric a sinistra, vai, così Amiri gioca nella sua posizione originale e non ci rompe. Interna per loro come sempre su EA Sports come del resto l'intera Bundesliga. Guardalo, no, ci ha fermato col corpo. In sua. E no, però l'avevo presa. Mannaggia lui. E domani me la fai così. Ok, chiami di qua. Guarda che è andato. Non volevo fare così, ma va bene. Dai, Gnabry, che sei più veloce. Interrompono bene l'azione. Un altro ottimo passaggio. Si lascia intercettare Ok, comunque ragazzi stiamo dominando queste partite anche oggi. Kramaric. Kramaric. Vuole spingere la Kramaric. porta. Cosa ha preso il portiere? Cosa ha preso il Purti, ragazzi? Cosa ha preso il Purti? Attenzione alla bella sponda. Carlos Mané. Vai, esci Presa Purti. bloccata e sta passando Bella il lì. tentativo di recuperare il punteggio Nostra. con gli Però attacchi dovremmo anche Kramaric fare i e cambi, eh. Kroos. L'allenatore Aspettate. decide di aumentare la pressione mettendo Via con i Kroos cambi. per la testa degli attaccanti. L'infortunio costringe il tecnico alla sostituzione. Ah, addirittura così. Perfetta, precisa. Proviamo Puntuale qui il difensore il nostro nuovo amico, Cucurella. Inizia si corre, oh. Kramaric. È indemoniato Cucurella. Allora, pigli. C'è il tocco sulla fascia. Kramaric è Ottimo un po' recupero sulla stanco, palla. Bisogna dirlo. Sila. Oh, questo. Guardate qua che tra un po'. Fallo? Sapevo io. Ed è calcio di punizione. Però, beh, non è male, questo giocatore qua. Beck. Scovato dal nostro osservatore, adesso è svenuto, va bene. Però guardatelo. Ci sa fare, eh? Ci sa fare, guarda te. È abbastanza veloce, devo dire. Kramaric. Buona l'intuizione qui. Attenzione, occasione. Stava per fare il suo primo assist. Saranno 2 minuti di recupero, come indica il quarto uomo. Olè, mamma mia ragazzi, che azione! Un'altra bella azione, un altro bel gol. 3-0. Kramaric. Stiamo incominciando a non subire gol, eh? Palla al Incredibile. divario tecnico fra le due squadre. Stiamo incominciando a non subire Bellissimo. gol. Ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione. Ha E saputo confermo leggere il l'esagerato pericolo di giusto. prima di Trovato che da ci siamo Amiri. scritti, probabilmente sarà Ueno Cambio obbligatorio dettato Leo. dall'infortunio. Gara che sta per finire. A quanto Veramente pare incredibile, ragazzi. Questo l'avversario Hoffenheim non mi sta sconta. piacendo un sacco. Finisce qui 3-0. Non c'è più tempo. Onesto, Dovremo tornare 3-0. indietro. Un'altra partita, un'altra vittoria. Questo Hoffenheim fa paura là davanti. Non abbiamo praticamente fatto tirare lo Stoccarda. 10 tiri, 5 in porta. Dorberg 9,5 da infortunato anche. Più di così non so. Probabilmente saremo ancora terzi tra l'altro perché Leverkusen e il Bayern viaggiano sopra di noi. Quindi sarà dura. E invece no, il Bayern ha sorpreso. Ah no, no, scherzavo. Deve ancora giocare per quello. Tanto ho letto un Kramaric corteggiato da Barcellona o Borussia Dortmund. Ugma, sal 76, però dovremmo allenare. Mi sa che toglierò Gnabry da uno o da tutte e due, perché tanto ormai è 83 quasi. E ultime notizie, vediamo. Kramaric corteggiato da Borussia Dortmund. Beh, no. 5 giorni per Kasper Dorbeck e andiamo. Il Bayern vincerà la sua partita e sarà contro il Colonia? No, infatti ha vinto, mi sa. Pagata la clausola rescissoria per Lucas Rupp. Bene. Beh, anche prima l'avevate pagata, ma alla fine non si è fatto niente. Quindi decidetevi: il Bayern ovviamente ha vinto. Purtroppo non siamo primi per colpa di quelle simulazioni infami che ci hanno fatto perdere le partite. Perché sennò, fino ad ora, avremmo perso solo un match contro il Leverkusen, che è sopra di noi. Infortunio per Mané. Ottimo.
Tanto sale il nostro overall allenatore, non so perché, non hanno fatto nulla. Urca, no, questa no però. Questa non va bene. Oh, Lucas Trapp venduto. Oh, ottimo. Per Vogt però, cioè io non voglio vendere. Perché queste clausole rescissorie così a caso? Chi vi... Perché? Perché? Perché dovete rompermi le palle? Dolberg lo dobbiamo mettere. Mettiamo... Non c'era qualcosa sui tiri? Ok. Tiro al volo. E... Togliamo Gnabry, dai ragazzi, che tanto è quasi 83, ci sta. E dovrei mettere Cucurella qua, perché così sale un sacco, perché mi sta piacendo, Devo dire che è molto molto forte, almeno in velocità è straveloce. Difesa Arcigna. Tanto adesso vediamo che partita c'è e poi o simuliamo e facciamo una oppure giochiamo e chiudiamo. Simula tutto. Vediamo. Ah, è andato male. No, però miri quasi 80, eh. Ottimo. Purtroppo, oh, Cristiano Ronaldo vince il pallone d'oro, benissimo. E Werder Brema, beh, beh, purtroppo ci hanno acquistato Vogt e questa non è una bella notizia. Era proprio il nostro pilastro difensivo, hanno pagato la clausola, purtroppo no. Hanno messo queste clausole. La squadra Everton è interessata. Grazie mister per avermi rimesso in squadra. Io non ho fatto nulla, ma contento tu, contento tutti. Andiamo ad alzare l'offerta. Ah, ok. Andiamo ad alzare l'offerta per Kramaric. Ha i soliti 60 milioni che chiedo perché se no non lo faccio partire. Perché ragazzi, vendere Kramaric sarei un idiota, va bene il difensore, va bene quello, va bene quell'altro, ma... Cacchiarola però. Cacchia, cacchiarola. Questa roba qua mi spaventa un po', eh. Si alza, ragazzi, si alza, eh. Si alza, però alla fine c'è cioè, 65 milioni per Kramaric, cioè io glielo do volentieri. Cioè, parliamoci chiaro. Ok, capocannoniere della Bundesliga, però. Ah, Coman è arrabbiatissimo, mi spiace. Cazzo, potevi salire di qui 10 milioncini, eh? No, perché comunque sia 56 milioni, ok, ma non sono essenziali in questa... Cioè, nella nostra economia di gioco. Certo, siamo praticamente a zero di soldi perché abbiamo tipo 7 milioni così. Ah no, però adesso che ci penso, ne abbiamo un po' perché abbiamo venduto Vogt e abbiamo venduto l'altro centrocampista. E ovviamente, ragazzi, dobbiamo chiudere con il Leverkusen. Non, Werder Brema, mi spiace, la simulo. Purtroppo la perderemo, lo so già. Vedremo, ragazzi. Purtroppo non so perché ogni volta che simulo le perdiamo, però devo simularla. No, abbiamo vinto. Dolberg, incredibile. Finalmente siamo riusciti a vincere una partita simulata. Va bene, va bene, va bene, va bene. Adesso Leverkusen. Il Leverkusen, dobbiamo vendicarci la sconfitta all'andata e siamo sopra Leverkusen, siamo secondi addirittura. Mamma mia, che campionato. Che campionato incredibile stiamo facendo, eh? Pugma sale, no, Cucurella sale. Grande, a 70 addirittura. Appena arrivato è già a 70. Questo sì che sarà un vero crack come terzino. Vediamo, ufficio, non stiamo seguendo i piani, perché? Ma per di sostituzione, l'obiettivo è investire nella più finanziaria, per intanto è importante, riguardo bla 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 bla. Vediamo peraltro, ok, Olivier Bauman 24 milioni, direi proprio di no. Qui c'è ingaggio due giovani in prima squadra nella stessa stagione in cui sono stati seguiti. Schede di 10 persone, ok, aumento di 2. Ok, madonna mia, sta roba qua è veramente un parto. Andiamo a discutere con l'Atletico dell'ingaggio di Bauman.
Minz che a 45 minuti ci arriva. No, però dobbiamo trattare. Io voglio 50 milioni per Bauman. So che sono prezzi altissimi, però non ho bisogno di vendere, quindi il prezzo lo faccio io, come è giusto che sia. Avanza offerta. Mi dispiace anche a me, però sinceramente a me non frega niente del tuo dispiacerti. Ma già che ci siamo, direi che possiamo acquistare Kim Beppe, visto che abbiamo perso un difensore centrale molto valido come Vogt. Purtroppo hanno pagato la clausola, non posso fare molto. No, Coman è andato alla Lazio. Mannaggia. Julian Brandt. Può fare un po' tutto, Brandt. Quindi non è male, non è male. Brozovic. Brozovic lo vorrei comprare comunque. Vabbè, hanno cambiato tutti in squadra, ragazzi. Tutti quelli che voglio comprare io hanno cambiato squadra. Vabbè. Contatta per acquistare. No, non pago 24 milioni perché non sono stupido. Vediamo se per 12 milioni. Sì, abbiamo 41, però possiamo puntare anche a qualcosa di più, ma con calma. Vediamo se cambio giocatori. Ali. No, centrocampisti. Abbiamo un po' di centrocampisti che non uso. Tipo questo. Grealish, possiamo prendere così? Con Bimmer come ci serve? Difensore centrale, vediamo il difensore centrale che abbiamo. Posch, Ugma, Vikacic. Però ragazzi, così rischiamo. Ce ne abbiamo 5, ok, ma non sono all'altezza di essere titolari. No, però, cioè, alla fine non ha senso fare sta cosa. Offerta per il cartellino. Mettiamo 12 milioni, vai. Sperando che 16 milioni. Beh, andiamo a 13, va. 13,5. Dai, puoi accettarcela. Oh, grande, grande, grande ragazzi. Acquistiamo Kim Beppe, che con la partenza di Vogt di sicuro diventerà titolare, perché dobbiamo per forza recuperare questa cosa. E ringrazio l'utente che me l'aveva consigliato, non mi ricordo adesso come si chiamasse, mi sembra Georgios o Marios, cose del genere. Importante, certo che è importante, zio, con tutto il cuore, importante. Sì, ma che canne si è fatto Kim Beppe per essere lui? Ok, proponi, non propongo perché non la voglio. Dimmi che non la volete anche voi, occhio. Stipendio, lo stipendio attuale è 58.000, mettiamo gli 60. Non abbiamo stipendio, ma comunque abbiamo un bel po' di soldini. Avanza offerta. 48. Sì, va bene, ragazzi. Purtroppo dobbiamo fare così, almeno facciamo un po' in fretta. So che non si dovrebbe fare, però siamo in live, non possiamo stare qua a raccontarcela 20 anni su un contratto. Ah, Kimmich pure ha cambiato. Madonna, ragazzi, ma c'è qualcuno che non ha cambiato il club? Sapete, io ci provo per Brozovic. Ci provo, tanto cosa. Cioè, non ci cambia. Alla fine Brozovic è un bel giocatore quando non dorme. Offerta per il cartellino. Diamogli top 15 milioni. So che è molto bassa, però vediamo. No, si è già arrabbiato Spalletti. Mannaggia a lui. Oh. Vabbè, niente, andiamo avanti così. Vediamo un po'. Giusto. Promettente, qualsiasi squadra. No, no, ok. Vediamo. No, non ci serve. Amrabat. Non ci serve. Sulle mani.
Giulio Donati, addirittura. Andre Green, non ci serve. Aaron Lennon. Beh, a destra che abbiamo Chiesa. Come ricambio a Chiesa a parametro 0 non ci sarebbe male. Vediamo, vediamo. Miguelon, il più grande dei Olion. Valentino Lazzaro. Ekdal. Ah, è finito l'Hamburgo, Ekdal. Blazikowski. No, ragazzi, stai male. Vabbè, possiamo fare la follia, ma anche Messi. Tutti a parametro 0, va bene. Vabbè, io ci provo. No, nessuno me lo vieta. Poi, vabbè, l'ovvio che questo insegna appena rinnovato. Io ci provo, ragazzi. Cioè, alla fine, oh, se poi arriva, tanto di cappello. Anche Martial, no. De Olofeo, 40 milioni. Carlos Vela. Caspita, però ce ne sono un bel po', eh. Anche lui, anche Brandt ci sta. Adesso vediamo un po' come. No, non volevo uscire. Andiamo un attimo. Salviamo prima perché se poi esco e mi dimentico queste cose. Ok, prima affrontiamo questa partita perché sennò così almeno possiamo chiudere tranquillamente. Forse perché metti che adesso ci acquistano tutti. È la fine. Grazie mister Stolz. Ma non mica voleva comprare qualcuno. Sandro Wagner. Beh, interesse per Lennon. Aspettate. Trattiamo ragazzi, trattiamo anche per Wagner, che tanto, cioè voglio dire, se ci date questi 20 milioni che vi chiedo, a me va bene. Fai 19, va. Dai, Borussia, dacci i soldi che voglio, metti 19. Dai, dai, so che puoi arrivarci, 19, oddio. 19. Dammi 19, non ne parliamo più? No, vabbè, allora ritirati. Basta. Non facciamo sconti a nessuno, perché dovrei? Aaron Lennon. Offriamo precontatto a Lennon, ragazzi. Ah, no. Non credo che un paese fosse. Ho capito, ma io volevo offrirgli un precontratto, non le altre squadre. Motivo il nostro Hoffenheim. Grazie mister. Fatemi vedere un attimo Lennon, perché qua dobbiamo muoverci. Dove sei? Dove sei? Brozovic? No, arrabbiato. Lennon, contatta per acquisto. Sì, ma io voglio il precontratto. Ah no, ok. Cruciale, beh, ovviamente. Beh, ragazzi, per prendere un parametro 0 dobbiamo per forza far così. Dai, salta. Sì, va bene, va bene. Accetta, bravo. Proponi, non propone. 110.000. Minchiarola. Fai, abbassa un po' le pretese, zio, cioè 110.000 sono un po' esagerati, mi sa. Toh, ti do 1 milione al massimo. Va bene, accettiamo, ragazzi. Lennon si unisce alla squadra il prossimo anno. Mi va anche bene. Contatta per acquisto. Questo qua però mi sa che ha rinnovato Wilshere, eh. Ah no. Fantastico, cioè ragazzi, è una pacchia se così. Accetta. Vi ricordo sempre di guardare i parametri di zero perché ci sono dei giocatori incredibili. 125, gli offro 80.000. Cosa devo fare? 90, dai. 99, 1 milione e 4.
Va bene, accettiamo. Mi sto sperperando un po' di risorse, però alla fine, cioè, ci stanno, cosa devo dirvi? Sain, Di Maria. Beh, questa, ragazzi, se riesco a prendere Sanchez, è clamoroso, ragazzi. Sanchez all'Hoffenheim, stipendio 260. Mannaggia, oh. Cioè, è pazzesco, ragazzi. Se prendiamo Sanchez, 280 e 3 milioni di ingaggio. Maronna. Non è proprio nella mia politica, però. Cioè, ragazzi, capitemi. Quando è che ti ricapita di acquistare Sanchez a zero? Non lo so. Va bene, accettiamo. Oh, a parametro zero, è un affarone. Cioè, guardate, abbiamo preso dei giocatori incredibili, eh. Il problema è che adesso. Il problema è che adesso abbiamo. No, cioè, siamo a posto, per carità, però. Dovremmo vendere qualcuno. Dovremmo vendere qualcun altro per. Girone a tacca per Quisling. Addirittura è finito così in basso Kissling. Per la prossima partita voglio giocare. Sì, va bene. Per la prossima partita, ok. Quanto vuoi per Agustin? 6 milioni, neanche tanto. Salviamo, ragazzi, che abbiamo preso Sanchez. Non vi rendete conto? Abbiamo Sanchez il prossimo anno. Boh, cioè, veramente clamorosa come cosa, eh. Intanto giochiamo. Giochiamocela contro Leverkusen per rimanere secondi e buttare giù praticamente il Leverkusen. Purtroppo Barella, facciamo giocare Amiri che voleva giocare lui. E poi ci sarà l'esordio di Kim Beppé. Povero Bikacic. Mi spiace, però alla fine, cioè, l'abbiamo preso apposta. Quindi andiamo, andiamo ragazzi, andiamo a giocare. Uff, dribbling avanzato. Dai, dai ragazzi, andiamo. Vinciamo questo scontro e stiamo là in cima. Puntiamo alla Champions ovviamente quest'anno perché ormai i nostri obiettivi sono chiari, arrivare secondi, addirittura primi se ci va bene contro il Bayern, ma non penso perché il Bayern è una corazzata, noi ce la stiamo cavando, per l'anno prossimo forse riusciremo a fare qualcosa in più, perché con l'arrivo, con l'inizio di Sanchez penso che la squadra sia veramente completa e se riusciamo a tenere tutti i nostri talenti. Tanto Kaderabez, zitto zitto. Oh, mamma mia, dai Demirbay che tieni di fisico, grandissimo. Deviata, ci stava il golasso di Kramaric al volo. Dolberg, un altro angolo, un altro angolo. Guardiamola veloce. Ah. No, incredibile, ripartono così. Grande Demirbay. Che giocatore Demirbay, ragazzi, eh. Ehi, fallo qua, eh. Dolberg, 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 perché? Perché l'ha angolata così tanto? No, ragazzi, era l'1-0, perfetto. Vai Gnabry, grandissimo Gnabry, palla nostra? No, cacchiarola, però si è importunato uno di loro, eh. Stiamo attenti che questi fanno girare palla bene, poi mi ricordo l'andata. Palla loro? Perché palla loro? Devo uscire qua col difensore.
cacchio di cambio per questo? No, c'ero quasi. No. Madonna, cade Rabez di spalla. Vai, cade Rabez. L'ha recuperata lui e va ad attaccare lui. Mamma mia. Dai, cambiamo gioco di là che c'è un varco incredibile. Dolberg. Stava andando in rete questa boccia infernale. Aia, 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 aia. No. Kimbeppe. No, 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 no. C'è un buco, c'è un buco. Bellarabi, chiuso. Palla schizza via dopo il contrasto. Dolberg. Ok, con calma ripartiamo. Dai, dai, cade Rabez sulla faccia. Dai, cade Rabez. Grande, cade. Vai, cade. No, sono un babbo. Sono un completo babbo, ragazzi. Dolberg. Oddio, perché di sinistro? Ma è destro. Perché ha tirato di mancino? Vai che la prendi, cade. No. Palla ancora nostra però. Attenzione, palla per Cramo. La madò. Ma che intervento è questo? Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Ehi! Ehi! Non è rigore? Ma incredibile, ragazzi, ma cos'è sta roba? Oh. Cioè, mi ha tranciato le gambe, non so, tra un po'. Dolberg non ha più. Non ha più le ginocchia e non è rigore. Ma guarda te che roba. E ripartono. Ripartono e come? Meno male che sbagliano. Veramente incredibile questo fallo che non ci ha dato. Cioè è un rigore palese, netto. Giornata di pioggia. Le due squadre potrebbero risentire. Olè, grande azione. Vai Schulz. Vai Schulz. Vai Schulz. Cross in mezzo. Sempre sul portiere me li fa questi. Anche in pro club, sempre sul portiere mi manda. Ah, qua ci hanno preso. Kimbeppe, deve chiudere in velocità. Kimbeppe, fallo. Ah, questo però lo vedi, eh. Infame. Attenzione al cross in mezzo, ragazzi. Attenzione al cross in mezzo. Proprio lui, ottimo. Attento qui il difensore che allontana. No, 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 no. Kimbeppe. Kimbeppe. Salvataggio clamoroso del nostro difensore. Porti? Non c'è il portiere. Aia. Questo è giallo però, eh. Vabbè, niente giallo. Dai. Dolberg, no, dove è passata? Dove è passata sta palla? Mannaggia. Dai, ci sei Gnabry. Grande Gnabry. Dolberg. Fallo su Dolberg, non visto. E vabbè. Questa partita va così, eh. Sapevo io. Sapevo io. Ah, c'ero però, fammi andare avanti. Cade Rabez. Ah, finisce il primo tempo di già. Mamma mia, è durato un secondo sto primo tempo. Il Bayern non si sa quanto faccia. Ovviamente avrà già vinto la sua partita. E noi dobbiamo per forza vincere, ragazzi, contro il suo Borussia. No, sono Bayern Leverkusen. Non ci credo. Mamma mia, grande Baumann. Ti adoro. Dai, però non sarà nessuno qui.
Dai, dai ragazzi, dai che ci possiamo attaccare. Però se non fate niente, questo era un altro fallo su Dolberg, ma ne fischiasse uno, zio Perez. Kimbeppé! Mamma mia, che bestia Kimbeppé! Ah, mi ha fatto la finta infame. Dai, dai, dai! No, c'ero quasi arrivato. Qua è andato Brandt. Sì, però ragazzi, cioè io gli ho fatto un intervento in faccia, ma ha deciso di non fare nulla. Va bene. Vabbè, sorvoliamo su questa azione perché non mi ha cambiato nessun giocatore, schiacciando L1. In teoria bisogna cambiare i giocatori, no, FIFA? Dai, madonna mia, come fa ad anticiparmi così tanto, no? Madonna. Stiamo rischiando, ragazzi, siamo in offensiva, dobbiamo giocarci tutto per tutto. Perché o battiamo il Leverkusen, oppure il Bayern scappa. Dai, sali, ma insomma siamo in offensiva e sti cosi non salgono. Bello suo passaggio. Bello, bello, bello. Mamma mia, ragazzi, oh. Sto facendo di tutto per farci perdere sta partita, non lo so. Vai, Gnabry. Metti la sedicesima, metti la quinta, la sesta, l'ottava. No, va e vabbè, e vabbè, e vabbè. Vai! Dai, Kimbe. Grande Kimbe, sei un mostro. Fatto bene ad acquistarti. Ottimi i suoi passaggi oggi. C'è spazio per Attenzione, Allegri. Casper, se ne va. Guadagna metri. Prova a servire un compagno. Dolberg! Boom! Se n'è voluto di tempo per Golasso di sostituirlo. Dolberg che rientra sul destro, resiste a Ma che 7000 voglia di cariche seguire. e Esco con più di più. riesce a far partire una Guadagna velocità. staffilata di precisione sul secondo Ha palo. trovato la porta con grande 1-0, precisione. mettiamoci in Non può difensiva, fermarsi. ragazzi. Sono Dobbiamo tanti i difendere giocatori con ottima questo tecnica. gol Grande amore del come tiro come la la sua vita. madre. Poteva permettersi questa giocata. Sarà fondamentale, ma ovviamente. Ma Muller. ovviamente, ma ovviamente, ma ovviamente, 40 metri aiuto. verso l'area. Ho una gran paura. Grandissimo. Palla Vai, per Kramaric. Demir Bey. Ottima palla per Kramaric, che non sa come. Oh, oddio. Non lì, non lì, non era per lui. Ma la recuperiamo, tranquilli. Tranquilli che la recuperiamo. Olè. Spazio per il cross. Madonna, che parata, ragazzi. Palla ancora lì. Che parata ha fatto il portiere? Spassato via Leno, dal concesso un penso. fallo laterale. Tanto è Chalario. L'allenatore sceglie dunque questa soluzione, vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Dentro? No, Ottimo pallaccia, lavoro a recuperare pallaccia, il pallone. scusate. Brandt. La Madonna. Dai, la prendi? Bravo, L'allenatore bravo. capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia e allora Ma no, lì, può oh, ritornare alla partita. volevo dargliela Nessuno in taglia il pallone basso. giù lo stadio, vedremo come No. sfrutteranno questa occasione. Ci sono metri a Ragazzi, disposizione. questi hanno chiunque in attacco, gol. Ma va a cagare! Ma guarda te, il primo tiro, il primo gol. Ma non è possibile sto gioco. Madonna, ragazzi, che Mamma che schifo. reazione, Pierre, che reazione la grande squadra, eh? Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Guadagna metri. Dolberg. Vabbè. Riesce a fare, gran recupero È di Kimmich. incredibile, ragazzi, sto gioco. Con gli Edvai davanti stanno giocando e riescono a farci gol lo stesso. Guarda che non la passa. Madonna mia, adesso uccido qualcuno. C'è il tocco sulla fascia, il tocco dentro. Pallone spazzato via bene dalla difesa.
Dai, dai, ma perché non sali? Perché ci metti così tanto? Cade Rabez. Dai, zio. Madonna mia, oh. Sì, è fallo però, e dai. Finisce qui. Mannaggia, sto Leverkusen infame. Ci ha fatto due tiri in due partite e due gol. Va bene. Incredibile, oh. Niente da fare, purtroppo non riusciamo proprio a vincere contro sto Leverkusen. Pareggiamo. Sì, teniamo la posizione, però il Bayern penso che sia andato a più 5. Più 4, va bene. E la prossima c'è lo scontro diretto, potevamo essere primi, mannaggia. Intanto Falcao al Barcellona, va bene. Benissimo ragazzi, dopo questa faticaccia, purtroppo Leverkusen no, è la nostra bestia nera. Kramaric e Dolberg, entrambi 13, 12 gol, mamma mia. E niente, spero che vi siate divertiti. Io come sempre mi sono divertito un sacco perché è troppo bello per la carriera, però questi risultati sempre un po' casuali, devo dire, mi stanno un po' sulle palle. Benissimo, ragazzi, buona serata a tutti e rimanete collegati su Serial Game per la nostra programmazione Twitch. E niente, buona serata!